Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Non so se quando vedrete questo video io non avrò ancora partorito, perché in realtà io lo sto girando adesso che è domenica e quindi vi invito a seguirmi su Instagram, perché poiché qua manca poco, ci sono dolori, c'è tutto. Allora seguitemi su Instagram, così là sicuramente potrete sapere gli aggiornamenti in tempo reale, perché questo video lo registrerò, cioè lo caricherò con qualche giorno di ritardo, insomma. Vi voglio far vedere la valigia, perché quando è successo il fatto della rottura, pseudo rottura delle acque, io e Dario praticamente avevamo tutte le cose già pulite, però praticamente non le avevamo messe in valigia, quindi in fretta e in furia le abbiamo messe male. Quindi adesso invece fortunatamente possiamo farlo insieme a voi, quindi adesso risistemiamo benissimo tutte le cose, così questo video può essere utile quando anche voi affronterete questa cosa, sapete cosa va messo in valigia, anche se vi consiglio sempre di chiedere comunque al vostro ginecologo e anche alla clinica dove dovete partorire, che magari vi possono dire cosa serve, anche se in linea generale sono sempre quelle le cose che vi servono. Quindi adesso ve le faccio vedere, mi raccomando lasciate un like al video, tanti pollici in su al video se vi aspettavate questo video, lo volevate, io ve l'ho fatto anche se sono piena di dolori, però almeno mi distraggo parlando con voi e vi devo far vedere la valigia che abbiamo comprato io e Dario del Re Leone. L'abbiamo trovata, l'abbiamo presa su internet, troppo carina, anche se piccola, non ci va nulla, però è del Re Leone, quindi top. Valigia in preparazione, ecco qua, guardate tutte le cosine che abbiamo pulito, lavato, grazie a mia cognata che ha fatto questo servizio meraviglioso. Cioè praticamente le bustine che mi chiedete le ho comprate su internet, queste qua del Re Leone sono stupende, e poi queste qua col cactus, e invece poi queste qua, perché poi non erano bastate, le ho usato semplicemente le cookie, queste qua, anche perché queste qua non le useremo come primi cambi, ma i primi cambi sono questi qua, quelli da ospedale. Quindi qua abbiamo messo tutti i cambi per baby, dove dentro c'è cappellino, quelle là per le manine, i calzini, i pannucci, amore aiutami, i completini, il bodino, quindi c'è tutta la tutina, c'è tutto il cappellino, c'è tutto in ognuno. Ok, poi qua abbiamo accappatoio, asciugamano, le cose per me che ho preso, ho lavato, questi qua sono tutti lavati e sterilizzati. Qua ci sono altri completini stupendi, praticamente abbiamo lavato tutte le cose che abbiamo comprato in questi mesi e le abbiamo appunto messe così, quindi man mano poi le useremo. Vedete qua ci sono sempre tutte, ah qua c'è la capicina della fortuna, che questa la dobbiamo prendere, e poi ci sono tutti i vari completini, sono bellissimi. Vabbè, non li apro perché ovviamente sono lavati e sterilizzati, quindi non voglio sporcarli. E poi qua ci sono i pannolini, questi qua per me, per il ciclo che avevo, e queste qua sono le mie, vedete, anche queste bustine sono molto carine, sempre prese su internet. Le varie camicie da notte, quindi vari cambi per me, le pantofole, poi cos'altro c'è? Ah, la valigia, non ve l'ho fatta vedere. Allora, questa è dietro, The Lion King, facciamo vedere avanti amore, scusate ma io sono messa anche subito. Eccola, non è stupenda ragazze, adoro. E poi qua ci sono tutti i prodotti per me naturali che mi porterò, ovviamente tutti by carlitashop.com. vi metto tutti i link di questi prodotti, ad esempio il burro di karité che serve un sacco anche per le ragadi sul seno, l'olio di mandorle per le smagliature, questa crema è ottima per le smagliature, l'acqua profumata che uso sul corpo e sui capelli, dentifricio, tutto, e questo detergente purificante, il balsamo labbra che ha l'anaolina, quindi va bene anche per il seno oltre che per le labbra, detergente, comunque vi metto tutti i link dei prodotti che potete trovare su carlitashop.com nel box informazione, quindi proprio tutti, perché qua ne manca qualcuno che ho sul bagno sopra. Poi abbiamo, scusate l'affanno, calzini per me, mutandine normali per me e mutandine di carta, queste qua usa e getta, scusate ma qui mi sono bruciata nel forno, ok. E queste sono le coppettine che si asciuga il latte, quindi da mettere sul seno, insomma, per asciugare il latte, i ciucciottini per baby, e poi c'erano anche i paracapezzoli, quelli là, quelli di gomma, però non li vedo in questo momento, comunque li abbiamo e basta. Quindi adesso andiamo a riempire, c'è Pupi qua che osserva tutto. Pupi, tutto sotto controllo? Ok, quindi andiamo a fare la nostra valigia. Ok ragazze, Apriamo la nostra valigia e andiamo a riempirla. Allora, innanzitutto quelle bustine là dobbiamo mettere, amore. Queste qua del Re Leone, sì. Queste qua. Allora, qua dove ci sono tutti i vari cambi che vi ho detto. Ok. Quindi non le voglio aprire perché comunque mia cognata sicuramente ha messo tutto, mi fido. Le mettiamo una, due, lei mi ha detto di portarle tutte perché sono tre, 4 e 5 cambi, però sembrano un po' troppe, non dovrebbe essere 4. E quest'acqua, uno è per l'uscita, ha detto. Vabbè, comunque mettiamoli tutti perché poi se ci servono, come cosa facciamo? Meglio in più che ce li riportiamo a casa, ok. Poi le cose per me, queste qua. Ma per la cosa devono per niente? Chi va tu a partorire? Vai tu. Allora, qua mettiamo. Questa è la vestaglia, quella bianca proprio per partorire. Questa è un'altra vestaglia, sempre che vi ricordate che feci il video degli acquisti dove vi ho fatto vedere tutte queste cose, casomai ve lo metto nelle schede e lo andate a vedere. Questa è un'altra vestaglia e questo è cioè queste sono le camicie da notte e questa è la vestaglia con il reggiseno per l'allattamento. Oh mio Dio, baby sta facendo un attimo di terremoto, ok, calmati un attimo, va bene. Ok, ce la posso fare? Amore, sei stanco? Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, sono stanchissima. Ok, poi qua dobbiamo mettere, amore. Questa la chiudiamo così? Sì. Ok. Vediamola. Ah no, la camicina, amore. La camicina, dobbiamo prendere la camicina della fortuna. Capito? Perché là non c'è. Aspetta che te la do. Eccola questa qua. Ok. Nella busta. Non me la metto qua. No, mettila nel... Dovevo metterla nel primo cambio. Qual è il primo cambio? Sono tipo per questo. Ok. Due. Ne mettiamo una qua. E un'altra. La mettiamo tipo qua. Perfetto. Lasceremo qua l'aria. Poi penso ci serve un'altra valigia, però vabbè. Allora, questo qua. Poi dobbiamo mettere le ciabatte. Queste qua casomai le asciugamani e l'accappatoio. Poi ci porto anche uno Scortex per l'inizio. Le cose di carta casomai le mettiamo in una busta che vicino. Ok, questo. Mettiamo queste qua e poi le cose di carta le mettiamo. Queste cose qua. Mettiamo queste cose qua. E poi queste cose qua le mettiamo in una busta. Ciucciottini. Questo. Queste cose qua le mettiamo in una busta. E il beauty. Basta, l'ho finito, amore. Ok. Basta. Aspetta, perché questi qua le possiamo mettere in una busta. Questo volete portare? No, queste qua non le portare, ci sono, basta. I cicciottini li hai messi? Sì. Ok, poi le cose dei beauty? Sì. No, le devo mettere un'altra parte. No, ci va qua. Metti tutto di là. Non ci va. Ci sono anche questi qua da viaggio, ragazzi, dentifrici, le mini taglie. Su carlitashop.com sono comodissimi. Amore, secondo me se stringe un po' qua ci va. Provare. Ma si chiude la borsa, non è... Ah, ma è difficile... si prova. Vedi un po'. Prova, amore. Non si chiude la borsa. Fallo entrare. Ce la stiamo facendo, ce la possiamo fare, sta per esplodere. Ragazze, tanti pollici in su per il mio pancione che sta per esplodere. Boom. E poi qua abbiamo messo le cose di carta, abbiamo fatto due cose separate. Ciao, seguitemi su Instagram che là vi informo dello scoppiamento dell'esplosione.